Il primo big match dell'undicesima giornata finisce in parità con il Pineto che ha sfiorato ed assaporato la vittoria che avrebbe permesso di ridurre le distanze dalla vetta. Alla fine il risultato del Tubaldi è il più giusto con i padroni di casa al primo segno X stagionale che hanno colpito anche due pali. Quinto risultato utile invece per la compagine del presidente Brocco. L'area canatese ritrova Pera ma deve rinunciare all'infortunato Goretta. Out lo squalificato Shiba e Pippi ancora in infermeria nel Pineto. Tra i pali torna Remo Amadio rispetto all'11 che ha affrontato la Vastese, ulteriori tre le novità. Dal primo minuto Festa, il neopapà Speranza e D'Angelo che ha scontato la squalifica. E la squadra di mister Rachini a partire meglio e nel giro di due minuti sfiora due volte il vantaggio. Al nono con un colpo di testa di Alessandro fuori di un niente ed un minuto più tardi con Sarrizzu che costringe Sprecacè al volo in angolo. Pericolosissima la risposta dei leopardiani. Al 21esimo è il palo a respingere il piazzato di Borrelli, mentre il successivo tap-in di Pera viene annullato per fuorigioco. La sfida si ravviva nel finale di tempo, il Pineto parte in contropiede con Aquadro che prova dalla distanza, mentre al 44esimo sugli sviluppi di un angolo è l'opaco Pedroni a sfiorare di testa il colpo grosso. La prima emozione della ripresa è sempre di marca giallorossa, al decimo sponda di Nodari per lo stesso Pedroni, conclusione alta. Impreca due giri di lancette più tardi la squadra di mister Giampaolo. Raparo assiste Borrelli con il palo che salva ancora il Pineto con Remo Amadio battuto. Al quarto d'ora si sblocca il match, brillante intuizione di Aquadro che pesca Alessandro, difesa tagliata in due e l'ex Campobasso ed Avezzano al primo gol stagionale beffa Sprecacè sul secondo palo. I padroni di casa non riescono subito a reagire, al 22esimo Giampaolo opera un doppio cambio inserendo Badovani, decisivo a Fiuggi. Sussulto Pineto al 39esimo con Festa, deviazione sottoporta sul fondo, ma al 40esimo ecco il pari dei padroni di casa. È la coppia Borrelli-Pera a confezionarlo. Il primo fa assist con un cross al bacio che il secondo, al nono centro in campionato, deve solo spingere alle spalle di Remo Amadio. Gli istanti conclusivi sono pieni di pathos ed emozioni. Minuto 43, l'area canatese sfiora il raddoppio, sempre sull'asse Borrelli-Pera. L'estremo difensore pinetese si rifugia in angolo, ad un passo dalla linea bianca. Pillola regolamentare al 45esimo, Remo Amadio batte un calcio di punizione in area, il pallone incoccia su Padovani e termina in rete. Il direttore di gara, Taricone di Perugia, annulla perché l'attaccante giallorosso, secondo il nuovo regolamento, doveva stare a distanza classica di 9,15 m. Ma il match non è finito e al primo di recupero la sortita sulla destra di Ciarcelluti non trova nessuno pronto in area. Al quinto ed ultimo di recupero invece rosso diretto per lo stesso numero 16 per proteste, poi solo il triplice fischio a decretare l'1-1 finale.